impossibile. Cioè, c'è stato un attimo in cui mi diceva impossibile andare live. Ho detto no, è una congiura, non può essere. Come state? Come state? Finalmente il nostro solito appuntamento del giovedì. Mi stavate già mancando da morire. Come state? Ciao Peppone. Intanto ho fatto anche un po' di tap tap, abbiamo condiviso, speriamo che funziona tutto. Ciao Madreterra, ciao tesoro, spero che mi vedete ragazzi, mamma mia, oggi. Ciao, ciao Alex, buonasera, ciao ragazzi, spero che state bene. Ciao Giuseppe, ditemi se la musica è troppo alta, se sto laggando, fatemi sapere perché. C'è stato veramente un attimo che ho temuto. Ti ho appena scritto nel gruppo di Erge e sei apparso da me. Io dopo apro da PC perché altrimenti non. Ciao Merlino! Io mi sto preoccupando, ragazze. Finché va, la connessione va. Se vedete che casco e non torno più, sapete perché. Mi sembra la roulette russa. Vieni qui. Vieni qui, vediamo se va. No, niente, Merlino, con te sempre lo solito problema. Come state, ragazzi? Come state trascorrendo questa settimana? Niente, proprio zero, zero assoluto, ragazzi. Ah, finalmente, eccoci qua. Da qua, così nel caso vi vedo. Ok, davvero mi avevi scritto Madre Terra? Vediamo se sento Merlino, scusatemi. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Ciao. Giuseppe, come state ragazzi? Bene, bene, ciao Giuseppe. Aspetta che altrimenti Molto. te mi stoni. Aspetta. Ok, parla adesso. Riesci a sentirmi? Io ho abbassato il volume perché altrimenti andavo da Amplifon. Ok, va bene. Scusate, sono un po' stanco stasera, però infatti ho gli occhi gonfi, però dai, starò con voi tutto il tempo che riesco. Ah, Va bene? davvero? Pensa io, Madre Terra, come cavolo sono messa con la tecnologia. Niente, io Merlino, io faccio figura di niente con la tecnologia, tutto a posto. Quindi com'è andata questa giornata? Che ti vedo tutto bello, luminoso, tutto carico. Ciao, Non vi Alice. dico. Vi dico che lavoro faccio perché è un po' particolare, ma sono molto stanco mentalmente oggi. Nuovi progetti, nuove cose, nuove idee. Noi costruiamo, creiamo per le grandi case automobilistiche. Facciamo questo. Quindi è E pure un lavoro quindi bello pesante. non posso spoilerare. Quindi oggi c'erano dei nuovi progetti, non è stato semplice Immagino che anche a livello. lavorare. Più che altro a livello psicologico, perché a livello pratico non è così pesante, insomma, più o meno. Ho due pettorali grossi così col mio lavoro, però detto ciò, posso spoilerare che è qualcosa che andrà sul mercato in futuro e non si può. Però a me piace molto il mio lavoro, ecco. Però è stancante, ho gli oggi e gli occhi grossi, veramente gonfi. Anche tu sei stanco, pure io tantissimo. Oggi è stata un'altra giornata, bella pesante, bella piena. Ciao Ciao Rossi, ciao, bentornata. Se i sogni fossero un lavoro, direi che ho zappato la terra. Rossi. Ciao. Brava Madre Terra. Buonasera Io non Rossi. posso, Io mannaccia, mannaccia, io non posso. Sto in città. faccio anche quello. Avendo un pezzo di terra al sabato quando riesco zappo pure la terra per avere le mie verdure quando riesco. Ciao zio Naturalmente. Picasso, ciao Ciao Gio Giovanni. Picasso, ciao amico mio, Noi tutto aspettiamo bene? intanto l'ospite, se ci Sono qui. raggiunge. Non so se c'è, aspettate, io do anche una controllata, però nel caso, scusatemi. Dov'è?
Niente, allora facciamo così. Perdonatemi. L'ospite è segreto o si può dire chi è? È Valkyria. Non so, le ho mandato anche il link della live che si era gentilmente offerta parlando di filoni pagani, di venire su e parlarci un po' del suo filone, che è quello norreno. Ho detto, chi più di lei che è qui addentrata? Ciao, anima oscura! Ciao, tesoro! Anima oscura. Ma È il davvero? TikTok live di Francesca. Ciao, Giusto il nome Annie! pronunciato. Vedo già zappa la terra. Secondo me tra un po', se troppo sta, tra un po' la andiamo. Al massimo mi insegna Merlino o Madre Terra, che a quanto pare sono già del campo. Ciao, Carotina, ciao! Oh, c'è Erguzzo! Ciao, Erza! Ben Come arrivati, ragazzi. va, Erza? Oh, c'è anche Orazio. Ciao Ari, ciao! Ciao tesoro! Come state? Noi intanto iniziamo a farci quattro chiacchiere. Poi, se avete domande anche per noi, volentieri. Poi, se arriva l'ospite, volentieri. Anche perché non so. No. Lei mand gli ha mandato il link, quindi credo che. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Risto, buonasera. Scusatemi, mi assicuro che vada tutto bene. Giuseppe, non ho l'uva, ma la possiamo comprare e fare il vino comunque, non c'è problema. Oh, grazie, grazie mille, grazie. Grazie per l'obiettivo raggiunto, ragazzi, grazie mille, grazie Alchemy. Ah, non hai zappato la terra, scusami, io pensavo che avessi davvero. Davvero zappato latte, qua c'è chi fa il vino. Vabbè, raga, io sto a posto. Quando è bene bene vengo un po' da voi. Eccola! È andata. L'hai vista, Eccoci Franci? Hai qua. visto Franci? Hai visto Valkyria? Brava, Sì, infatti l'ho mandato l'invito. ok. Ciao Ciao, Valkyria! ciao. Ciao Francesca. Buonasera! Buonasera. Come stai? Dai, abbastanza bene. Tutto bene? Sì, dai. Ragazzi, aspettate, abbasso un po' il Saluto volume a perché Madre non sento Terra. molto bene. Ok. Oh, finalmente abbiamo un esponente del filone norreno. Qua con noi, che qua abbiamo parlato tantissimo di filoni pagani, ci avete chiesto tantissimo. Io quando posso, ragazzi, che trovo le mie vittime, così ve le porto. Ma chi ti dice che invece sei tu la mia vittima? Facciamo pure i sacrifici. Va a vedere se non facciamo un sacrificio da qualche parte, qua ci chiudono, ci No, mi bandano. dispiace, oggi è il giorno sbagliato. Davvero? Infatti tu mi devi spiegare un sacco di cose. Era Da come? ieri. Era Era ieri il ieri. giorno Sapeva tutta la rete, perfetto. mannaggia. Ma manco a sacrificarmi, sono buona. Vabbè, settimana prossima. Perché avete un giorno alla settimana in particolare in cui fare. Beh, soprattutto per i sacrifici umani, sì, è il mercoledì. Ecco, è detta questa, passati per serial killer. Ti Il ringrazio, giorno mi di sei. Odino, il dio appunto della guerra e del sangue, oltre al padre di tutti, Ecco, quindi sì. infatti, se mi interessavano farti un po' di domande, tra cui ecco, come ti sei approcciata al paganesimo e come poi hai scelto il figurone pagano, se ecco, scelto si può dire una parola proprio giustissima. Allora, la mitologia mi ha sempre appassionato, da sempre. Sarà strano dirlo, ma è stato i Cavalieri dello Zodiaco. Anche io li guardavo da piccola, li guardavo poi nel. Da lì ho detto, ma sì, mi leggo le storie greche. E da lì poi ho detto, ma sì, voglio leggermi quelle anche degli altri culti.
E mi sono proprio appassionata del mondo norreno, ancora prima che esistesse o facessero Viking E e poi c'è stato il quant'altro. boom di, come si chiama, con Viking, che hanno fatto poi anche la, Esatto, come si chiama, perché l'enciclopedia. giuro che all'inizio, cioè proprio ancora prima di Viking, tu nozioni sulla mitologia norrena non esistevano, non li trovavo da nessuna parte. Se, anche se scrivevo mitologia germanica, norrena germanica, non si trovava niente o poco e niente. Perché come tutte le cose, quando poi c'è il boom, allora trovi Esatto, tutto. esatto. Altrimenti, se non c'è un boom, non crea notizia, non crea guadagni, come al solito, non hai voglia di morire, non trovi niente da nessuna parte. È come oggi nel campo proprio dell'esoterismo in generale, no? Prima dovevi sudare per trovare le informazioni, trovare i libri. Oggi facilmente, almeno online, facilmente le cose le trovi. Purtroppo anche Esatto. delle cavolate pazzesche, però le trovi. E Guarda, Merlino, che della fa. stessa collana che avevo visto, che avevo preso la mitologia greca, ho detto vado in libreria e vado a comprarmi quella norrena. No, porca miseria, era finita. E non la pubblicavano, cioè quando l'ho chiesto, fanno, no, guarda, non c'è poca richiesta, è per un libro solo. Quello che Non, succede. e quindi, come potevo, insomma, mi sono informata. Poi, da una parte, non so se fortuna o sfortuna, avevo un conoscente che poi anche lui praticava, il culto norreno, e quindi mi sono comunque fatta spiegare da lui. Poi, sai com'è, poi è come le ciliegie, una cosa tira l'altra, e quindi ho conosciuto un po' più di gente. Ma diciamo che poi è quello che succede. Se riesci poi a trovare la persona che, scusatemi ragazzi, almeno una persona, perché prima di tutto sto boom con internet, eccetera, prima dovevi trovarti le fonti, cioè non avevi altre soluzioni, e la maggior parte era una persona che magari già era addentrata. Ciao Franci! Era già addentrata all'interno della cosa che ci interessava, diciamo così, e quindi ti poteva spiegare. Il boom con la mitologia norrena, non tanto quella greca, forse quella greca di più, perché c'è il Sì. liceo No, ma classico. aspetta, come ha scritto Nerullo qua sotto, c'erano tantissimi libri sulla Wicca, perché comunque io li ho comprati, perché comunque è la prima cosa, cioè cosa, scusate, non è cosa, è la prima religione di cui ti puoi approcciare per farti un'infarinatura. Sì, si comincia tutto da Purtroppo, là. Da esatto, tutti si inizia con la lì. Wicca, comunque io non è che seguo Chiedo scusa. tutto. Rispondevo a un commento, scusami, Ah, ok. Valchiria. No, no, vabbè, se volevi intervenire, giusto. Io non è Sto che io dico pensando. le cose al 100% giuste. Ciao, Sono Selvin! pronta anche a Sempre prendere un calci nel di dietro se sbaglio qualcosa. commento Ciao sulla, Eliana, sulle riprese. benvenuta Live. Tramite i libri, sì, stiamo parlando un po' di filoni di paganesimo e come ad oggi è più facile reperire libri e informazioni rispetto a tanto tempo fa, ad esempio quando ho cominciato io una decina d'anni fa, forse anche qualcosa in più. La Valchiera Rossa, Dicevi, vabbè, la Valchiera del Nord la scusa. conosci. Dici, vai, vai, vai. E niente, quindi appunto si è iniziato con la Wicca e appunto poi tramite conoscenze e poi tra l'altro un canale YouTube che ha approfondito argomenti che appunto non riuscivo a trovare informazioni. Poi stranamente, dopo che questo YouTuber ha iniziato a fare cioè, argomenti sulle varie mitologie, Ah, forse ho capito qui. ho trovato praticamente tutto il resto. Poi vabbè, mi sono comprata Ledda in prosa, quello inizialmente penso sia solo una parte di quello originale che non si capiva nulla, ma proprio nulla, se non che un passo che diceva che il dio Baldr, quando i cristiani entrarono, cioè insomma sono entrati, vabbè, nella Scandinavia, l'hanno scambiato per Gesù, perché ha gli stessi identici poteri, muore e risorge, quindi praticamente Parlando quando l'hanno visto hanno pensato, oh, ma questo è Gesù. di queste
di queste similitudini, no? Cioè in parecchie cose di varie mitologie, di varie culture si ritrovano personaggi, grazie Interculture, grazie mille, si ritrovano svariati personaggi che hanno più o meno le stesse capacità di Gesù, quindi è anche per Sì. questo che quando si parla di cristianesimo a volte si tende a mettere in discussione questa figura, non perché si discute se lui fisicamente sia potuto esistere, almeno per me se è esistito poteva essere un profeta, basta, ma perché in tutte le culture c'è lo stesso filone di personaggio in cui cambia il nome, però più o meno le capacità sono quelle, muore, risorge, fa miracoli, riporta in vita le Esatto. persone. Quindi Poi vedete come... amato, tutti che lo vogliono, tutte queste cose qua. Mi è difficile trovare Ledda in prosa, io l'ho cercata, ma non ho trovato nulla, dice Madre Allora, Teresa. su Amazon c'è un'Edda in prosa che ha tradotto un mio amico, quello che appunto parlavo prima, che vabbè, amico, è un... Tra virgolette un parolone, perché a volte è un amico e poi sparisce. Dai, E, co e Dio, no. costa praticamente veramente poco ed è chiara. È praticamente ed è in prosa di Bjorn Vergerson. Ho capito, sì, ho capito quella, mi sa che l'ho vista. La dovrei comprare anche io, giusto Costa perché. 2 € ed è veramente bella chiara. Lui ovviamente me l'ha passata gratuita, ma vabbè, costa 2 € quindi vabbè. Sabordabile. Sì, no, no. E tra l'altro è completa. Quella che ho provato a prendere io la prima volta non era completa, quindi ci sono rimasta un po' male perché pensavo di comprare quella completa, invece niente. Anche molti altri testi non li trovi completi se non in inglese. E li farò rodare un pochettino. Perché qui in Italia ci Quelli mangiano veramente tanto su. l'Italia è il paese, non voglio termini brutti, però il nostro paese lo conosciamo, è normale che ci mangiano, dove possono approfittare di qualunque cosa. Esatto. Io ad esempio in questo periodo è pieno zeppo di festival celtici. Soprattutto il periodo Certo. appunto in estate, quasi verso l'autunno, e non sanno praticamente quello che vendono spesso i. Lo fanno per il business, loro sanno Esatto. che piace a X persone e per il loro business effettivamente mi è capitato anche a me di trovare dei banchi dove esattamente non sapevano quello che stavano vendendo. Esatto, una cosa che se posso avvertire, se trovate spesso i banchetti con le rune a ciondoli con sottoscritto i segni zodiacali, non li comprate perché non vanno a segni zodiacali. Sì, Ciao questa Lob! Ciao, cosa. scusatemi, io sto avendo problemi con internet, quindi perdonatemi se arrivo in Però lì ritardo nelle è un cose. business nei confronti di quelle persone che amano i segni zodiacali, dicono: ah, guarda, ho comprato questa pietra, ho comprato questo ciondolo, ho comprato la statuina del mio segno zodiacale. Esatto. Stessa cosa. L'ho fatto anch'io, questo è l'ascendente, il cancro, e ho comprato questa pietra. Però perché mi piaceva la collana, comunque, di Ma pietra. l'importante è quello, lo prendi perché ti piace. Io, ad esempio, che so la mia runa personale, non ho guardato cioè diciamo, il ciondolo che rappresentava il toro, no, perché è una data, a una data rappresenta una runa. Quindi ci sono dei significati in più riguardante le Una. rune. Eh sì. Scusami se ti interrompo, la tua runa quindi è quella del toro. No, Quella. perché non è associata appunto al segno zodiacale. Ora sono curiosa, Aspetta. di cosa. Del toro in quanto animale, c'è la No, runa. perché praticamente sì, c'è che è Uruz o Ur, Esatto. quindi non Reno, però è una, cioè, è, ha un altro periodo, Ok, che appunto sarebbe il ok, Bue, però vabbè, Bue e Toro siamo sempre lì.
perché loro Perdona. avevano un bovino chiamato Uru che è estinto. Ho capito. Tra l'altro, i nazisti erano riusciti a riprodurli, tra Davvero. le eh sì, erano riusciti a riprodurli, però dopo che è finita la Seconda Guerra Mondiale, quindi è caduto il regime nazista, li hanno uccisi tutti, quindi si è riestinta di nuovo la razza. Ma no, ma poverino, scusate. L'animale peggiore che ci sia su questa terra, eh? Esatto. Rispetto Davvero. veramente ogni cosa, ogni cosa. Se riesco a trovarla, che ci vado in mezzo alle mie Scusami, io sto intaglierie. vedendo in ritardo, perdonatemi. Valchiria praticamente è un esponente del filone norreno. Eccola qua. Peccato non avere tempo, spero di incontrarvi di nuovo. Saluto nuovamente. Love, un abbraccio, anche io spero di vederti di nuovo in live. Scusami, internet mi fa arrivare le cose in differita, cioè già di mio sto messa male, poi se mette anche internet. Allora, Grazie, adesso grazie ti faccio mille. vedere. Praticamente questa qua è la mia runa Ah, personale, bellissimo, molto bella, che è fare le Odal, stesse. ovvero rappresenta praticamente la famiglia o eredità familiare, tutto ciò che Certo. praticamente ha intorno eredità e famiglia, ecco. Stavo Questa guardando, vedevo è magnifica. le E poi ovviamente i gatti norreni non mi possono mancare, i gatti della mitologia nordica, vero? Ricordavo guarda il gatto, ho gli stessi occhi del gatto, guarda. Beh, lui ad esempio appunto ha il nome di uno dei gatti della dea Freya, che è Triegul. Triegul l'hai chiamato, Eh sì, poi meraviglioso. c'ho anche Bigul, quindi ho Bigul e Triegul. Bellissimo, Tutte poi il gatto nero è il mio preferito, lo sanno tutti. Anche Beh, Merlino gli Francia, piace una testa così. già desideri te, vero? sì, Sì. ma guarda, lui si Nero, fa fare i bellissimo. grattini sulla pancia, mi dai i baci proprio, i baci. Quando gli dico dammi un bacio e Oh, lui si avvicina, che aspetta. Ok, non andate a guardare i miei capelli, io sono combinata veramente malissimo. Dai un tranquilla, bacio, dai un bacio, assolutamente, mamma. non ti preoccupare. Infatti, fai vedere come dai un bacio, mamma. Tanto baci. No, non si è visto, mi sa, porca miseria. Beagle suona male in Italia del Nord. Oddio, no, ho paura a chiedere. Ho In paura a che senso? chiedere. Dice suona male. Secondo me il dialetto. No, ma perché praticamente assomiglia al cane Beagle. Infatti ogni tanto mi prendono in giro con... ma cos'hai, un Beagle? No, no, si chiama Beagle. So, vediamo se riesco Però, a... io molte. Non ricordo a molti testi, insomma, molti testi riguardanti i vari episodi della mitologia norrena. Ricordo le capre, se non sbaglio, di Thor, Esatto. che I potevano essere capri montate. che praticamente si chiamano Tangnir e Tangsjornir, che sono difficilissime, a volte mi impappino pure io. Sì, io ogni volta leggevo, facevo chissà se lo sto leggendo bene, come mi sta uscendo sto nome. Ma voi in tutto questo avete poi delle congreghe? No. Cioè, allora si può, perché comunque io ce ne avevo una. Però lasciamo perdere perché non erano veramente interessati. Erano più, cioè più sul fantasy in un certo senso, più che sulla sul Allora, fulminante. diciamo che il loro fine era giocare a D&D. Cioè, sì, sono, giuro che sono ancora scioccata adesso. Cioè, volevano imparare i culti, cioè il culto, la mitologia nordica, eccetera, eccetera, per fare i giochi di D&D. D&D. Sì. Cioè, no, ma noto che parecchie persone. Test dice: mi pare deriva da un organo maschile. Beagle. Dici Beagle test. Beagle. No, perché nell'Italia del Nord, non mi ricordo in che regione, si dice te sei un Beagle per dire che sei un. Ah, adesso Ecco. ciao Daenerys.
Ciao, Ecco. buonasera. Ciao Sabrina, benvenuta, no, benvenuta, bentornata Sabrina. Ciao, Sì, io ho stavo cercando notato, a Beagle. No, Valchi, ho io notato che molto sorella. spesso, Oh, eccolo qua. Adesso ve lo faccio vedere. L'ho trovato a Beagle. le persone confondono Eccoti la qua. cosa reale con la Stai fantasia. Oddio, che sbronzando. carino! No, Ma no, che è bellissimo! lievitato. Lui è lievitato. Sì, io sono Dori. Ah, gioioso. Sì, ma no, stai fermo. Stai fermo. Devi fare. Niente. Lo trovo e no, e mi si muove. Sì, No, ma ne allora, vedo un tutti i terzo. gatti che ho. Mi ricordo Praticamente che hanno il nome di una divinità. Hanno il nome di una divinità norrena. Per esempio, lei è Hel, proprio per la linea che ha in mezzo. è bellissima, però stupenda. Dio, mo si alza mezz'era, chi c'è in live? Sabrina, tesoro. Ma quindi, Valchiria, avete poi dei giorni particolari, sacri? Avete delle festività? Dovrebbe. Sì, praticamente abbiamo delle festività, però non coincidono per esempio con il calendario o pochi coincidono col calendario celtico. Ok, sì, infatti con i Celti hanno molte similitudini su certe, sul In culto. realtà chiamiamola la branca islandese ha qualcosa più in comune con i Celti rispetto a il filone scandinavo. Ah, davvero, hanno proprio, perché io mi ricordo che avevano delle Sì, ci cose sono particolari. praticamente dei giorni in cui praticamente le due festività non coincidono, ma alla fin fine è una questione del fatto che in Scandinavia hanno come spiegare, i 30 giorni di buio, no, scusa, no, 30, i 6 mesi di giorno e i 6 mesi di Sì. buio. Quindi in Ah, ecco, base. quindi in base a quello loro poi organizzavano Esatto, giustamente le loro esattamente, esattamente. Di che festività. rispetto all'Islanda, che è un po' più leggermente, adesso non mi ricordo se era più a nord o a sud, cioè comunque hanno, anche in quel caso lì, hanno una tempo, cioè un tempo un po' diverso, quindi anche lì. Si organizzavano in maniera un po' più diversa, cioè alla fine non è che avevano un calendario, si basavano tutto sui raccolti, come, cioè, lì, come a tutti, o ad esempio la luna, anche se poco per la luna, perché comunque era solo un monito per capire che periodo si era, ecco, tutto lì. Perché poi loro, avendo 6 mesi di giorno e 6 mesi di buio, penso che era difficile organizzarli come li organizziamo noi, Sì, non solo esatto. qui, ma proprio in generale, perché da noi c'erano delle differenze, ma le differenze che si trovavano più tra Esbat e Sabbat, o comunque Esatto. la variazione del nome, però più o meno la festività era sempre quella, diciamo Beh, così. non esistevano festività maggiori e festività minori. Al massimo c'era la differenza tra Blot, perché Blot è il tipo di festività, è il Disablot, che è più per le dee, per dis vuol dire dea, quindi femminile all'anno, e quindi per il Scusate, Disablot era dedicato solo alle dee. I blot principalmente gli dei, però, ma anche, vabbè, anche alle dee, però era più in generale. siccome a me ogni tanto internet parte, perdonami Sì. Valchiria, Esatto, quindi hanno fatto una differenziazione tra festività femminili e quelle maschili, se ho capito bene. esatto. Cioè, allora c'era. Devo prendere un po' di aria. Sì, Allora c'era il Blot, che capito? era prettamente per gli dèi, ma anche se si pregava le dee, va bene lo stesso perché era in generale. Mentre le Disablot, che appunto dis vuol dire dea, anzi dee, perché dis è plurale, anzi disir, scusatemi, disir è plurale, mentre dis è singolare, erano dedicate alle dee, quindi proprio al femminile, ed era 2 volte l'anno.
Ah, ecco, quindi comunque c'era, invece noi segue proprio il ciclo del raccolto, quindi ti fa vedere tutto il passaggio dall'inverno all'estate in pratica. Principalmente sono divinità maschili, ma non tutte quante, perché poi abbiamo Iule, Ostara, eccetera, però anche da noi più che altro in base alla popolazione dove ti trovavi c'era chi festeggiava il Sabbat normale e chi addirittura li suddivideva ancora in base a Re Quercia e Re Agrifoglio, quindi automaticamente la stessa divinità Cernunnos che veniva suddiviso in due parti, che era una parte morente e una parte che praticamente risorgiva, era tutto un casotto generale, quindi quando mi ci sono approcciata anche io sono andata in confusione. Sì, no, Tu ma parlavi, quindi. cioè, chi si approccia praticamente è normale che non capisce. Eh no, allora io quello che noto, soprattutto ultimamente, è che molti lo fanno per gioco, cioè sottovalutano la cosa, la prendono ecco come se fosse un gioco in comune, no? Da giocare con più persone e non si rendono conto che in realtà sono filoni diversi, ma di un culto, che è appunto il culto pagano. Quindi chi lo fa da tanti anni e chi lo pratica da tanti anni in maniera seria, te vedi queste orde di ragazzini che ti fanno domande anche un po' assurde, perché pensano che sia un gioco, sottovalutano lo studio, sottovalutano il sacrificio che metti. Ogni tanto ti blocchi, Anche Franci. te stessa a livello energetico, a livello anche di meditazione, quello che fai. Lo Sì. so, ragazzi, infatti penso che non riuscirò a fare fino alle 9 sicuramente. Almeno, però almeno fino alle 8 vorrei provare. Io non lo so che è successo. Spero che Vabbè, mi sentiate però. sì, adesso sì. Le nostre anime a volte sanno essere difficili. Non voglio usare il termine assurdo perché non mi piace, però sono domande veramente particolari, chiamiamole così, ecco, che a volte non so nemmeno io cosa rispondere, perché non c'è logica in alcune domande, quindi mi diventa difficile. No, ma Forse più che perché altro perché a volte non sbagliano. ti rendi conto se sono seri, perché magari pensano di stare a fare una domanda seria, quindi tu hai paura di dire una cosa per offesa, perché non riesci a capire se ti stanno prendendo in giro, passatemi il termine, oppure sono seri in quello che ti dicono. Che siano serie nelle informazioni che ci chiedono è che sono particolari, ecco tutto qui. Non voglio entrare nello specifico delle domande che mi fanno, ma a volte mi diventa difficile poter rispondere a domande quasi immaginarie, ecco, Sì, nonostante io perché poi sono molto spontaneo, confondono anche i riesco libri. certe domande di Guarda, informazione io ad sono difficili. esempio non sopporto la Marvel perché hanno fatto la serie dei film di Thor e hanno scombussolato tutto, ma proprio tutto. E la gente ci manca a credere. Cioè, non è che la Marvel dice guardate che alcune delle informazioni che mettiamo sono fantasy e non hanno alcuna, cioè non hanno niente a che fare con la mitologia. Ma è No. quello il problema. È quello il problema di molte serie TV, sia di attualità che di, ecco, mitologia, che purtroppo per guadagni, anche i film in generale, per guadagni non si guarda più alla cosa realistica, ma si va proprio di fantasia. Quindi, soprattutto il ragazzino che magari si approccia a questo mondo tramite il film o tramite la serie TV, ti viene a fare quelle domande convinto che quello magari sia la realtà. Perché io mi auguro che le domande che facciano Valchiria, siano di questo. molte persone hanno conosciuto Thor, Asgard, tutti questi personaggi tramite la Marvel e Sì, ma allora. credono quello, No, ma allora io non gliene quello, faccio una colpa. capisci? L'unica cosa è che
Non si vanno a Dio. informare per vedere se effettivamente è come dice la Marvel o altro. Ragazzi, io Perché, ad non esempio, faccio nel... fotografia online, non faccio letture online, quindi qui su TikTok, almeno nel mio canale, non troverete questo. Quindi chi è venuto per questo, non per cattiveria, ma può andare, oppure se è interessata all'informazione, resta per informazioni in generale. Scusatemi. No, no, vai tranquilla. E che praticamente allora era la live scorsa che io ero arrivata tardi e c'era una persona qua che appunto si parlava dell'animale, se vi ricordate, arriva uno che mi ha ucciso sul serio dicendo che praticamente il lupo aveva a che fare con Thor per il fratello Certo. Loki, io lì sono morta, Oh. letteralmente La maggior morta. parte delle persone non interessa nemmeno informare, ma quello è il problema. Cioè, capisci, Madre Terra? Certo. Mo, l'esempio che portava anche Valchiria, no? Così come la persona che è arrivata prima in live, cioè, non c'è l'interesse a informarsi, ad acculturarsi. Vieni, cioè, capito? Vieni da me a farmi delle domande basandoti sulla Marvel, oppure vieni da me, mi dai due date senza spiegarti io come faccia a sapere determinate cose o a fare determinate cose. Poi ci lamentiamo che la gente viene e ci prende in giro, per non dire un'altra parola, e si ruba i soldi, e anche questo è il problema. O comunque perché il ragazzino che magari si vuole approcciare al paganesimo lo fa in maniera confusa, perché si basa, oddio, là ancora, se sei un ragazzino un po' lo capisco, perché sai, sei giovane, ancora non sai tante cose, ci sta, ok? Ma vedo gente adulta, cioè, veramente, ma vi fate due domande? Io non dico che dovete imparare le cose come chi pratica, però un minimo di informazione prendetevela, perché altrimenti la gente ci metterà 2 minuti a fregarvi e a fregarvi i soldi o a intortarvi con cose di fatture, vabbè, lasciamo stare. Cioè, un minimo, io non dico che vi dovete stare a subire pipponi ore intere, però com'è che si direbbe, Merlino, un cicinin? Un tuchelino, un cicinino di roba. Dite L'unico il nome. controllo che ho è più o meno. Controllo e poi hanno Comunque, preso delle batoste, però diciamo che l'80%. Ciao, oddio, ciao Giampaolo, ciao, non ti avevo visto, scusami. il leone. Ciao Giampaolo. L'ha fatto per me perché sa che sono Dori e mi dimentico. Giampaolo è un follower di Franci. Lui fa sempre delle domande di un certo spessore, vero Giampaolo? Ora Giampaolo, c'è Valchiria qui con noi. Se vuoi farle un po' di domande, lei sarà felicissima di risponderti, Esatto. inerenti al suo culto, mi raccomando, amico mio. No, lui è molto. Berlino, poti verso lo stipendio, mi raccomando. Bello quando faccio fare anche tu alfa. No, sono Ti do un contenta. Per esempio. esempio, mi è capitato che quando io faccio le rune non faccio mai pagare. Il problema è che poi ogni 3x4, oh, ma mi fai le rune, ma mi fai le rune, mi fai le sì, fino a un certo punto, però poi se vedi che io non ti rispondo più, vuol dire perché mi sono resa conto che tu mi cerchi solamente per le rune, perché cioè, io le faccio perché le faccio volentieri. Però non è che questo vuol dire che ogni secondo che hai bisogno di qualcosa mi devi venire a chiedere. ma a volte succede, la gente non si rende conto. Insistere tanto sul fatto di carte, No, rituali, vi prego. rune, a volte pesa, perché comunque, cioè, non è che ti possiamo risolvere tutti i mali di questo mondo. Esatto. Poi tieni conto Cioè, una piccola cosa che le persone non si rendono conto. Qualsiasi, ed io proprio qualsiasi arte divinatoria, quindi comprese le rune, ti possono dare un probabile futuro, non la certezza di un futuro. esatto, è sempre una, cioè,
non è la certezza, carte, rune, tutto quello che facciamo nel, insomma, nell'esoterismo non è una certezza. Cioè, non Anche stiamo. perché appunto Io molte parlo persone. Parliamo di filone pagano norreno. Quindi, se vuoi, che giustamente dicevo, se mi date uno spunto, lo spunto è questo, perché Valchiria fa parte del filone pagano norreno. Quindi, se hai domande, tranquillissimo, che Valchiria risponde, ci subirà. Finché il mio internet dura, ci subirà. No, ma vale esattamente, la pena va perché c'è detto. proprio un Cioè, po' di informazione. sono convinte che questo è e questo deve essere. Quindi io mi tiro anche indietro a volte perché non è una certezza. Sì. Quindi No, no, ma sai no, cosa? anche. È che molte dicono: siete dei ciarlatani perché quello che mi avete predetto non si è avverato. Ascolta, Non ok. dico in senso negativo, ma è come se dessero. Come se dessero. Scusatemi ragazzi, perdonatemi, stasera va così. Spero che mi Faccio sentite. Stasera ho parte. deciso di No, a morire internet. parte che non si dice berserker, ma si dice berserkr. Berserk. Berserkir in plurale. Ok. Berserker è solamente perché le persone fanno fatica a mettere tre consonanti di fila. È un ramo, È un ramo, sì. è un ramo del paganesimo, però ovviamente con le sue pratiche, che Valchiria poi, ecco, lascerò rispondere a lei con le sue pratiche, le sue festività, però è un filone pagano. Praticamente al massimo posso tirare fuori scudo e lancia e basta. Quello posso tirare fuori, ma berserkir o berserkr non posso mai diventarlo. Vabbè, aspetta, a me non ricordo pure che altro mi disse che cosa potevo diventare io. Qualcosa inerente sempre alla mitologia celtica, no? Non ricordo. Disse, vabbè, se avevo sta capacità andavo al CICAP, mi facevo analizzare, ero miliardaria in questo Sì, perché momento. so che praticamente se tu dimostravi ti davano tipo 1.000 euro. Poi non so se la Esa no, cifra forse sia pure qualcosa aumentata. in più. No, mi sembra anche qualcosa in più, poi non so se in realtà mi ricordavo molto di più, poi se l'hanno abbassata, non lo so. Stiamo bene, Eli, tu come stai? Quindi, cioè, capite, fanno delle domande che tu Sì, a rimani volte mi sono così. chiesto perché alcune Aspetta cose che non si sono realizzate. scrivo. Ho detto, beh, se l'universo dovesse realizzare tutto quello che gli chiedo, io girerei in Ferrari e avrei due jet privati. Però non è che chiedo cose. Murino, ricordati Adesso degli amici se succede. sono fatto. E Valchiria, uno dei motivi perché io non mi faccio pagare, non voglio nemmeno donazioni, è proprio questo, cioè non faccio tutto a livello gratuito. Le anime che curo in maniera, se non voglio nulla, anche perché è un lavoro che mi appaga e non ho bisogno di entrate extra, ringraziando l'universo. Quindi non tutto quello che faccio lo faccio a livello gratuito e se non me la sento non lo faccio. Un no deve essere gratuito. Lì devi essere veramente bravo perché a volte la gente insiste veramente tanto. Guarda, molto molto insiste e non capisce che su determinate cose non si può fare niente. Esatto. O Però magari grazie. non in quel La momento lì. possibilità, ecco, uno cerca magari di Occhi, propiziare, grazie. tra virgolette, ma non controlliamo le energie, quindi se il karma è quello e il tuo destino deve essere quello, puoi farci ben poco, cioè puoi modificare ben poco. Ciao Lux! Occhi normali, Ciao! occhi senza filtro. Questi sono senza filtro. Buonasera, ciao Lux, scusatemi ragazze per questa sera, purtroppo mi è arrivata in ritardo, quindi se vedete che rispondo in realtà, in ritardo in realtà questa volta non è perché sono Dori, ma perché ho Grazie. internet. Chi mi ha inviato cuoricini? Comunque, prima che si parlava del berserker, o appunto berserkr, praticamente erano solo uomini, non potevano esserci donne,
e praticamente si facevano di funghi allucinogeni e quant'altro, Anche i proprio druidi. per, esatto, proprio perché quando poi scendevano in battaglia, più li colpivi, più non sentivano niente, quindi andavano avanti fino alla morte. Grazie Giampaolo. Giampaolo ti chiede, usi le pietre al pari della protagonista in Merlino, che sono un tutt'uno? No, le rune. Giampaolo, Non, infatti non capisco. dolci parole che usa e riesco a leggere tra le righe, quindi gli dico grazie. Stavo ascoltando il fatto dei funghi allucinogeni, sì, sapevo di questa cosa per poter combattere. Ricordo male, anche nell'antica Roma usavano queste sostanze, anche gli sciamani usavano queste sostanze. Ovviamente non sapevano che erano sostanze che portavano quello appositamente, però le usavano proprio perché in questo modo riuscivano più facilmente a connettersi con il divino. Oggi usiamo la trance normale, in pratica, comunque la meditazione. Poi se c'è chiusa anche quello. C'è chi usa altro ancora, ti assicuro che c'è chi usa altro attualmente. Allora, la mia è tutta capacità mentale, la mia è tutto rincom... tutto normale, tutto naturale. È una persona, ne posso parlare perché lei l'ha reso pubblico, quindi non sto dicendo niente di grave. Followers, anzi, sono io un suo follower, chiedo scusa. E lei fa tatuaggi. Fa tatuaggi, lei strappa il tuo tatuaggio, quindi il tatuaggio che ti appartiene. Non parliamo per forza di uno spirito guida, parliamo di un tatuaggio che ti appartiene. Lei va in trance per raggiungere un certo livello di, chiamiamolo, Dimmi tutto. non so neanche come identificarlo, perché lei per raggiungere questo livello usa la bella donna. No, Sappiamo la noi bella ad donna. esempio non usiamo pietre o piante per rituali o cose simili. Madonna. Il massimo, appunto, come ho detto, come pietre è che si incidevano le rune, però o sulla corteccia degli alberi o comunque si usava il legno. O meglio ancora se si usavano le ossa. È vero. Scusatemi, Eli, che succede? Perché mi sono persa qualche passaggio? Franci Vuoi leggeri. ritornare? Ti devo chiedere scusa, in che senso? Che mi sono persa? Scusa. Ah, tranquillo, ho detto che cosa ho combinato, che cosa è successo? Tranquillo, con calma, non ti preoccupare. Mi sono preoccupata, ragazzi, non mi potete fare queste cose. Ciao Rebecca. Quindi anche tu, voi usavate le ossa per... Sì, praticamente si possono usare o le ossa o legno. Raramente si usa pietre, però che devono essere magari a contatto in qualcosa magari di particolare che magari i norreni vedevano e allora li usavano, però era veramente raro. Principalmente era più le ossa. No, io Sì. sapevo per esempio da noi come anche i romani usavano le sostanze, vabbè, e tramite quello prendevano, ecco, come mo questa qua con la bella donna. Penso che ancora oggi ci siano persone che ne fanno uso. Poi da me, Solo principalmente, a parte le rune, un po' le rune sono i tarocchi. poi vabbè, lei sa dosarla, di conseguenza usa quella percentuale per andare in trance e da lì lei riesce a vedere il tuo tatuaggio del tuo Però è bello, spirito, il tuo guida, il al tuo di là tatuaggio. dell'uso, ecco, al di là dell'uso, però comunque è una bella cosa perché sai che quello è solo tuo, non lo potrà avere nessun altro come tatuaggio. Prima o poi la dovrò contattare per fare questo ultimo tatuaggio, credo Quest'ultima che opera sia d'arte, quest'ultima opera d'arte. magari più in là. Beh, ma comunque le ossa erano facili da reperire perché comunque tramite quando mangi, sì, beh, mangi praticamente, che ne so, il cinghiale, che spesso maiale o cinghiale era una delle portate principali, chiamiamo, per i blot,
E quindi con quello che ricavavi, che siano vertebre o altri costole, tu ci potevi fare ad esempio anche incisioni di buona fortuna o protezione, ci facevi tante di quelle cose. Quindi Valchiria, io mi sono fatto Valchiria prezzi. praticamente appartiene, è una ragazza che appartiene al filone pagano norreno. Quindi diciamo, e qui ci racconta, ci subisce, ci racconta un po' quello che è il suo credo, il suo percorso, insomma, anche a livello spirituale. Scusate. Valchiria, io con l'osso di una costata mi sono fatto un pugnale Sì. così quando lavoravo in un ristorante. Quest'osso qua era talmente bello che me lo sono portato a casa, l'ho lavorato tutto e ho creato un pugnale che ce l'ho ancora, eh. Quindi è veramente bello la sua lama e il manico l'ho fatto con lo spago e della corda e quindi ho questo pugnale ricavato da un osso, appunto, certo. Che cosa mi Vabbè, sono presa Francesca, in e tutto. lo sai che io creo l'impossibile, no? Beh, No, ma non lo se te lo sentivo. senti, fai bene. Esatto, me lo sentivo. Ho detto, questo è un pugnale, me lo sentivo. Me lo Ma sono vabbè, portato a casa. perdonatemi l'ignoranza, dato che io per quanto c'è il tista, eccetera, vivo in città. Ma non è duro da lavorare? Cioè, come lo lavori poi? 700-800 anni fa, anche di più, non lo so. Io adesso ho Ah, uno strumento che si chiama smerigliatrice o chiamala come vuoi. sì. Gira questa carta vetrata e io lavoro le mie bacchette, le bacchette magiche che faccio, le faccio con questa cosa. Quindi non uso un tornio, ma le passo davanti e indietro finché raggiungo quello che desidero, gli do la forma che voglio, con una smerigliatrice. Quegli anni lì penso che lo levigavano sulla pietra. Un'altra cosa, io pensavo L'unica così. era una pietra un po' porosa dove poter lavorare l'osso. Beh, tieni conto che per esempio appunto il legno era più facile, prendevi il coltello con la punta del coltello e lì esatto. Infatti, Per quello dicevo, hai capito? Perché il legno più o meno te ne vai per un'idea, no? Prendi, cioè lo riesci più facilmente a modellare. Era l'osso che ero rimasta un attimo per il probabilmente, siccome comunque c'erano i fabbri, probabilmente usavano gli attrezzi dei fabbri per incidere le ossa. Esatto, scalpelli lavoravano l'osso. esatto, esatto. Che Quindi questa no. cosa più o meno anche da noi, cioè i Celti, più o meno da quello che ci è pervenuto dai Romani, che raccontano i Romani, anche i Celti avevano più o meno queste usanze. Beh, tieni conto che sono state trovate due lastre di pietra con incisioni runiche, quindi se riuscivano a incidere sulla pietra, figuriamoci sulle ossa. Ecco, io per esempio le rune le ho approfondite, però non sono il mio metodo di divinazione, non so perché, più i Beh, tieni tarocchi. conto che allora, in primis, le rune è un alfabeto, Sì. perché molti, allora, Sono una cosa. molti pensano che anche solo scrivere in runico pensa che si attivano le rune. Il problema è che le rune, e lì si distingue Ecco, sera. Ho chiamiamolo metodo delle Wicca, si capito. attivano con il sangue, mentre ho visto che molte pratiche Wicca, che io non sono per niente d'accordo, le consacri o le carichi mettendole alla luce della luna. È il metodo più Infatti sbagliato che si possa fare con le sì, perché questo è un metodo che per esempio uso io, ma le uso con le pietre, i cristalli, rune. Ma lì non va con. benissimo, lì infatti va benissimo. Il problema è che le Wicca, cioè, quando vanno a vedere un tipo di metodo di divinazione che non è, tra virgolette, cioè appartiene a un altro culto, dovrebbero andare a vedere l'origine di quell'oggetto, perché comunque tu puoi creare anche il tuo personale metodo di divinazione e dare le tue regole. E
consacrarlo a magari qualche dio, faccio l'esempio appunto magari celtico, le consacri magari a un, che ne so, appunto Cernunnos, No, eh? scusa, mi stavo un attimo salutando perché poi altrimenti mi perdo il rullo e dicono che non, giustamente mi perdo il rullo. Il problema della Wicca, sai qual è? È uno, e Franci lo sa perché lo dissi anche in altre live, è che purtroppo ci si stanno avvicinando troppi ragazzini. Quindi automaticamente si sta andando allo scatafascio tutto perché lo interpretano a modo loro, stile serie TV. Esatto. Ovviamente credendo a tutte le cretinate che vedono anche online di persone che non fanno parte realmente di quel culto, e quindi in automatico diventa Wicca uguale spazzatura, La che stessa è cosa proprio. appunto di quando guardano la Marvel. Cioè, io capisco che appunto è una serie incentrata abbastanza sul fantasy, però che mi vengono a dire che Loki è fratello di Thor, Diventa un po' tosto. lì è un'altra pugnalata al cuore. Lo so, no, ma quello, perché poi tutti Esatto. quanti crederanno quello, ovviamente. Valchiria, Giampaolo ti chiedeva se per te i sogni hanno un significato in particolare, penso intendo a livello di interpretazione, di divinazione, cose così. Può essere, cioè non, da quel lato lì non ho mai cioè sentito comunque che l'interprete dei sogni faccia parte del culto norreno, ma penso più personale. Oppure, ad esempio, anche se non è considerata, chiamiamola strega, c'è cioè la volva, che è qualcosa che si avvicina alla strega e può essere che il ramo della volva può avere l'interpretazione dei sogni, Ah, però è ecco, ancora beh, sì. qualcosa che non ho ancora approfondito. Ben chiaro. Da noi avevano dei significati, ma più il so cioè, c'era sempre, ecco, la figura del druido al quale tu ti rivolgevi, almeno da quello che è stato riportato, ragazzi, perché purtroppo molto della popolazione celtica lo sappiamo tramite i romani, però questo credo sia veritiero, cioè sia affidabile il fatto che loro avessero una persona nello specifico, tra cui appunto i druidi, dove si rivolgevano per l'interpretazione dei sogni, come per l'interpretazione dei messaggi dati dagli animali. Se vedevi il corvo in un determinato periodo, in un determinato modo, aveva un significato. Ciao Eli. Ciao Eli, ciao, Ciao alla Eli. prossima, ciao. Di Wolf invece mi dice che è uno sciamano naturalista. Che bello, che bello. Ciao Maria, scusatemi Benissimo, ragazzi. sciamano naturalista. Wolf, dacci il significato di naturalista. No, di sciamano, ma naturalista. E adesso sono curiosa anche io, dai. Perché noto, Valchiria, che abbiamo più o meno delle cose in comune, anche delle rune, eccetera, in comune. Però ovviamente questa cosa che molte informazioni vengono dai romani ti lascia un attimo, sai, perplesso, dice quanto è vero, quanto no. Sono legato energicamente alla madre natura. Anima pura, sì. E quindi, cioè, che cosa pratichi, se ti posso chiedere? Grazie, grazie, T-Wolf. Entriamo nello Ciao, specifico, Patrizio. perché anch'io sono legato, io sono legato alla madre terra. Anche io, no, ma per questo cercavo di capire, perché Certo. siccome la maggior parte dei culti pagani comunque si rifanno alla natura. Tanti rami, ognuno ha il suo culto. Volevo sapere il tuo, Wolf, sciamano naturalista, esattamente. Che tipo di sciamano sei? Sì, sono curiosa. Ciao Carlotta, non ricordo se ti ho salutato, perdonami. Giampaolo chiede: due culti si sono mai scontrate nelle ideologie? Intendi quello celtico o quello norreno? Secondo Giampaolo. me, bene o male, le ideologie sono simili, no? Credo, eh. Vedi, non riesco neanche a trovare. Perché praticamente. Adesso, sempre per dicerie cose varie, in molti sono
che tirano fuori le rune celtiche. Non esistono rune celtiche, esistono gli Ogham che sono celtici. Però io ho fatto praticamente uno dei miei primi Molti le video su confondono queste TikTok, due cose. perché io all'inizio del mio canale io parlavo di mitologia norrena. Il problema è che ho visto che non andava, vanno più i gatti, allora mi sono messa lì Sì, a ma fare sui guarda, gatti. su TikTok teniamo un velo pietoso su queste cose perché guarda, effettivamente le Hogan per esempio assomigliano, però comunque hanno un modo di lettura. Io per esempio devo approfondirle perché poi mi sono dedicata ai tarocchi e via. Però molti le confondono come metodologia di divinazione, intendo dire. Sì, però non posso neanche criticarli più di tanto perché io stessa ho voluto provare scrivendo rune celtiche è venuto fuori l'Eldel Futhark. Volte anche io le chiamo così, eh. A volte anche io, in modo Però inappropriato, però anche io le chiamo così. Perché la gente mi capisce se dico rune, perché ormai loro rune intendono tutto, capito? Quindi se vedi l'Eldel nello Futhark specifico. è germanico, quindi cioè, la Germania è parte appunto dell'Inghilterra e Irlanda, cioè, sono un po' distanti. Infatti Sì, c'è anche la importante. differenza tra quelle scandinave e quelle germaniche, che appunto il germanico è chiamato Eldel Futhark o Futhark, se uno vuole proprio la pronuncia. O lo Young Futhark, che sono solo di 16 rune e sono un po' più complicate rispetto alle 24, che sono una lettera per alfabeto, che quelle sono più Classiche, facili da insomma, quelle imparare. classiche. Quindi, se ti Esatto. vogliono comprare, dice Madre Terra, bisogna stare attenti. Sì, se cerchi l'Ogham proprio celtico, devi specificare. Il problema è che se non lo sai, ovviamente loro ti spacciano la runa per Ogham celtico, ma non è quello. Le rune sono l'energia della terra, aria, acqua, fuoco. Scusami, No, rivedo. è Giampaolo questa di domanda a Valchiria. Valchiria, hai letto Giampaolo? sì, no, ma stavo rispondendo. Comunque, no, non hanno nulla a che fare con i quattro elementi. T-Wolf, aspetta di recupero. Sì, ti abbiamo letto, T-Wolf. Francesca T-Wolf sta dicendo che lui non ha un culto prefissato. Seguendo In la luce verità, del sole. segue dei cicli energetici seguendo la luna o il sole. Quindi, oh, Ok? aspetta, forse ho capito. Quindi lui diciamo non è che si identifica. Ha percezioni di alcune Sì, entità non ogni ha, tanto. non si identifica in un culto nello specifico, ma nella madre terra, stop, quindi nella connessione con la natura, ok? Così via, certo. Sì, abbiamo letto, Wolf. Tutto a posto. A Quindi me le arriva rune in gravità. sono principalmente una scrittura È un... che poi. Aspetta, Sì. Ok. raddrizzo, eh. esempio, quello è Nautiz. Eccola, questa è l'unica runa che ho sul mio altare perché una volta le facevo per venderle e questa mi è rimasta, l'ultima, e ho deciso di tenermela. E La di che tengo, la cosa hai metto. bisogno con quella? È sempre. No, Quella è non la è luna che. del bisogno. Onesta, allora ti dirò di quello che avevo bisogno è arrivato, Valchiria, e ora non me ne voglio più separare. Perché mi ha dato quello che volevo e quindi è sempre fissa sul mio altare. Ma È ci sta, quasi ci sta. un portafortuna, è l'unica che mi è rimasta di tutte quelle che ho fatto, perché una volta vendevo anch'io, era più un passatempo, però mi piaceva costruire e vendere. E lei è l'ultima rimasta e l'ho tenuta la runa del bisogno e devo dire che sono state le energie positive, è arrivato quello di cui avevo bisogno. Sì, ma Però allora. lei Cioè, sempre sul mio altare, sempre. allora, le rune, non, anche se non sono consacrate, ce l'hanno il loro potere. Ovviamente, se le consacri, il potere è praticamente decuplicato, per dire. Certo, E io te la lei pizza in legno, Madre Terra.
Non ho sentito. No, perché alla Sì, fine tipo parla l'altro, Rolf, infatti è per meglio. consacrare le rune c'è un rituale da fare. certo, guarda, non, io vabbè, non lo so fare quello che mi stai dicendo tu. Io È il mio. semplicemente, appunto, devi sempre guardare la mitologia, che appunto anche, e mi scuso con le Wicca perché è così, cioè non guardano, ovvero Odino. Quando ha voluto apprendere il segreto delle rune, perché già rune vuol dire segreto, si è autoimpiccato cioè quindi si è autosacrificato sull'albero di Yggdrasil, impiantandosi poi dipende dal punto, cioè proprio si è autoimpalato, quindi impiccato per 9 giorni senza mangiare e bere, ovviamente, e con il sangue che scendeva dalla ferita, quindi il sangue calava sul terreno e tra un miscuglio tra sangue e terra sono spuntate le rune dopo 9 giorni. Vassilio, Sì. scusami, adesso ti chiede, ti sei legata in particolare a una divinità norrena? Allora, ovviamente, come ha detto una mia amica, sono gli dèi a scegliere te, però io sì, io mi sono legata alla dea Freya, proprio appunto perché ho anche i suoi gatti, perché mi ci sento più affine, ma non per una questione di che magari non prego gli altri dèi oppure per altre cose, oppure come diciamo il nuovo, cioè non so se si può dire il nuovo culto, perché hanno voluto dividere come specie di New Age tra la fazione dei Vanir e la sezione degli Aesir, che non ha alcun senso, perché se la mitologia, la pratica nordica è l'insieme diciamo, di questi dei, è inutile che mi vai a prendere una fazione e l'altra si ci fa la guerra come nella mitologia, non ha alcun Ma guarda, senso. anche nel mio io sono considerata celtista ortodossa, gli altri si chiamano New Age. O comunque moderni. La differenza qual è? Che magari io cerco quanto più possibile di identificare dei rituali celti originali e quindi non proprio di derivazione romana. Ovviamente è impossibile, ma là dove posso lo faccio. Loro fanno di tutta erba un fascio, quindi quello che gli capita sotto, quello è. E quindi io dico: ma se il rito è quello, se la mitologia è quella e se il credo è quello, che caspio mi Esatto. viene a fare, capito, magari il rituale romano, non che c'è qualcosa di sbagliato, però ovviamente se sei certista, la maggior parte cerchi di farlo per quello, se sei del Pantheon romano, segui quello romano, no? La maggior parte. Io Esatto, anche io, per esempio, sono consacrata a Brigid, ok, che poi in generale viene conosciuta come Ecate, però anche io, esatto. Sì. per esempio, sono stata chiamata, ho avuto una chiamata, se così si può dire. Scusa, mi stavo Sì. Perdonami, rispondendo a Wolf. vai. Una grande energia pratichi da tanto tempo, pratico da un po' di tempo, sì. Però la mia rinascita proprio spirituale non è da molto che l'ho fatta. Cioè, ho raggiunto delle, so, chiamiamole come volete voi, doti, doni. Adesso, ultimamente. Il culto nordico non ha mai avuto libri, fino a che Snorri Sturluson non creò l'Edda in prosa. Prima era solo mito passato a voce e tra l'altro con le varianti da clan a clan, quindi figurati quante versioni si possono trovare in giro. No, ma ti capisco perché ti ripeto, abbiamo parecchie cose a livello storico, va, diciamo, in comune, perché la stessa cosa è con noi Celti. Cioè, i Celti, almeno a livello religioso, non avendo la scrittura, non tramandavano se non a voce, no? Anche la ritualistica e cosa. Quindi molto noi oggi lo conosciamo tramite i romani. Giampaolo, se vuoi, sì, il mio nome è tutto, tutto quello che a una persona fa piacere, protezione, magia, fiducia, coraggio, quello che ti senti, io ti trasmetto, ecco, quindi il mio nome
tante sfumature. Pensavo di farmi vedere invece. Rispondendo Niente, anch'io. che pratico. Sto. Che aiuto gli altri dopo di Io ce anni. l'ho. Ma che meraviglia! Ma è Bello. bellissimo. Io c'ho, ecco, quello di Ecate. No, no, io praticamente ne avevo anche un altro che aveva le due capre ai fianchi, però l'ho regalato a mio fratello. Invece ho Dai, ci sta però, capre. ci sta. Seppur oggi ho realizzato analizzandomi bene, ho sempre fatto parte di questo mondo. Ah, questa è Madre Terra. Seppure non me ne rendevo conto, ma spesso la cosa succede proprio così, cioè uno non si rende conto di Fai delle essere. domande di Madre Terra, ti domandi. Tante domande ti fai, Sì. perché, sai quanti perché mi sono posto io nella mia vita? Da solo spesso, eh. Magari Anch'io poi ho anche. preso consapevolezza di chi ero e da lì c'è stata una rinascita pazzesca. Io vibro sempre in alto, al settimo cielo, indipendentemente da come io ho la giornata o la vita, vibro sempre in alto e non riesco più a scendere dalla quinta dimensione. Difficilmente mi incazzo, mi scivola via tutto. Ho raggiunto veramente un equilibrio pazzesco. Sto veramente bene in tutto questo. Il percorso che porta al Percorso pazzesco. paganesimo, se vogliamo definirlo paganesimo in generale, è molto difficile perché prima tu non accetti determinate cose e non comprendi determinate cose, quindi perché sono tanti, i dubbi sono tanti, la confusione è tanta, soprattutto se questa tua chiamata avviene che sei più piccolo, ok? Poi Difficile. dipende anche dalla società in cui cresci, dalla famiglia in cui cresci, che Esatto. può di più o meno influenzarti. Quindi non è facile, ragazzi, prendere consapevolezza, eh? Mia madre, io ho un'età molto avanzata e mia madre non sa ancora del tatuaggio sulla schiena e non saprà mai, non glielo dirò mai perché. No, ma è Potrebbe, come non si può, ragazzi. Alcuni di comunque voi parte penso che di mi possono famiglia. capire benissimo. Alcuni di voi mi possono capire perché mia madre non saprà mai di questo tatuaggio. A me non sanno tante cose, ormai mi sono arresa perché so che gli verrebbe un coccolone. Allora, Il perché? coccolone mi fa sempre ridere ogni volta che qualcuno dice sta roba. Ma perché in realtà sono cose positive, però loro lo interpretano in maniera negativa. Quindi automaticamente tu ti senti anche una schifezza. Allora dici, vabbè, non te lo dico proprio, faccio prima, io occhio non vede, cuore non duole. In giardino che devo coprire perennemente perché se disgraziatamente un giorno mi dimentico di togliergli i mattoni, quello che c'è, penso che chiama i carabinieri, credo che mi fa internare, no? Che poi non c'è mica tanta, cioè vedrà la stella a 5 punte, ma mia madre impazzisce se vede quello. Cioè, ah, Satana, sei arrivato, cioè, capisci? Quindi, No, a me non la è vede perché a me è nascosta. un altare bellissimo. Io l'ho ricavato dalla pietra. Ho scavato una pietra enorme, gigantesca, alta così. Non ti dico per metterla, alzarla, metterla sulla struttura in legno che ho fatto. Ed è veramente un bel altare, cioè, nulla da dire. Però deve stare coperto perché Curva. no, è un infarto. È capace di chiamare un ragno meccanico e farmelo portare via. No, io sono stata più furba, Merlino, perché il mio non si vede, perché io ho il coprialtare che rappresenta il triskele e poi ho la stella a 5 punte, ma ho tutte cose sopra, ok, al centro, ma con tutte cose sopra così lei non vede, capito? Quindi dico so che c'è, però è coperto dalle pietre, dai cristalli e quindi anche se entra non vede. Io ad esempio ho in casa l'orologio con il Veg Visir. E mia Certo. mamma appena lo vede fa: togli quel coso che non si legge l'orario. Tu non lo leggi, io lo leggo.
Immagino. Ora che non capiscono ancora, ti metti le palle e via, ma con il pentacolo è difficile. Sì, e non ti dico le volte che mi ha buttato il Palo Santo, che lei trova queste cose qua in No. giro e ti ho bruciato. Hai Beh, mia mamma mi ha capito? buttato la salvia bianca via. Madonna. Vabbè, mia Ma mamma poi lo sai. invece una volta ha scambiato la salvia bianca per droga. Quindi era Questo convinta è di ogni top. problema. È il top questa. Oddio, effettivamente per come stava imbuttata ci sembrava, non le posso dar torto, però farle capire che era salvia bianca, cioè lei era convinta che io fossi diventata Ma tossica. Sabrina, fissate, riuscite a fissare la domanda di Lux 29? Io non riesco a fissarla. Cerimonie cattoliche, oltre alla prima disperazione, come vi approcciate? Io ci vado tranquillamente alle cerimonie, anche in chiesa entro tranquillamente. Questione di rispetto degli altri culti non è il mio, non mi appartiene, però rispetto chi ne fa parte, rispetto alla persona che mi invita, ci vado, magari delle volte esco fuori a fumarmi la sigaretta perché mi scoccio, un'altra volta entro, però partecipo tranquillamente. Io che sono un viaggiatore, un camminatore, giro tanti paesi, tante città, entro in tutte le chiese. Non entro per pregare, non mi faccio segno della croce, ma voglio vedere l'architettura, voglio vedere i dipinti, voglio vedere i marmi, le voci, le colonne, voglio vedere la nostra storia. Quindi non ho nessun problema a entrare in chiesa. Non pratico, non seguo, non prego. Io Per... appunto girando, che magari non c'è posto per sedersi e sono stanca, entro in chiesa e mi siedo e basta, mi riposo. Io ho fatto queste cose spesso. Una volta ero ad Però nel Assisi, senso dopo non entro, nel senso che dormito in poi chiesa. non è che entro e faccio chissà che cosa, no, no, con tutto rispetto, con tutto silenzio, entro, mi siedo finché non. Poi ovviamente mi guardo anche intorno, appunto come dici tu, per vedere anche l'architettura, perché ci sono delle chiese che sono anche belle da vedere. Sì, Ma è come la Lux, cappella, no? Più o tipo... meno l'idea è quella. Entri anche per vedere, ecco, l'architettura, ecco, oppure come fai te, a volte lo faccio anche io per riposarmi, soprattutto col caldo, però entri con il massimo rispetto, cioè, capito? Ecco, non ti fai il segno della croce, non appartengo a quel culto, Sono però. persone che si sentono male, gli vengono svenimenti, gli cedono le gambe, cioè, scusate, dai Sì, ragazzi, se entro parliamoci da chiaro. fuori che ci sono 40 gradi e dentro che c'è freschetto, mi cadono le ginocchia per lo sbalzo di temperatura, quello sì. Ragazzi, non... cioè, quello che vorrei far capire è il fatto che vi sentiate male. È secondo me una questione psicologica vostra. Cioè, non è, cioè, mi dà l'idea come se lo confondiste con l'esperienza. Ma non è quello. Credo che sia una condizione vostra Non psicologica. è le A parte quello, io direi anche un'altra cosa. Io, ad esempio, quando andavo in chiesa perché mia mamma mi dice: no, no, devi venire in chiesa. perché Io. sveno anche bruciamo anche Ops. Ok. No, dicevo che io, Sabina ad è un fattore esempio, mentale. non riesco a sopportare l'incenso che con quel coso che va su e giù buttano. No, a me dà fastidio a volte Certo, è l'odore. un odore molto forte, per... Esatto. Mi sembra che mi Ora non è intossicano. questione di essere Penso che buttano in chiesa è veramente tosto. Sì, Io ho quello. partecipato ad una messa perché volevo vedere a Santiago de Compostela questo enorme buttafumero, quindi questo spargi incenso che viene guidato da 9 persone, 7 persone, non mi ricordo, e attraversa tutta la volta della chiesa, è enorme. Sì, Ecco, io volevo l'odore, come assistere dici tu. a questa cosa, anche perché dopo 1.000 chilometri di cammino a piedi meritavo di vedere questa
come si può, anche uno spettacolo, alla fine è uno spettacolo, perché sotto musica di organi, i preti se ne vanno e c'è questo enorme buttafumeiro che attraversa tutta la navata di Santiago de Compostela. Immaginate, è uno spettacolo. Quindi, Il però, turibolo, l'odore che bravo, bravo te, il turibolo. era qualcosa di insostenibile. Quindi, no, non ho problemi a entrare in casa. Ciao, Tim Wolf, a dopo. Scusate, io salutavo Guardiano delle Lumache che si presenta, si chiama Pier. Ciao Pier, benvenuto in live. Io Ciao penso che Pier. tra poco stacco perché internet sta dando i numeri a me, quindi non so se Allora, riesco a se fare. Non qualcuno ha sono alle 9, qualche vorrei provare a domanda rimanere, ma credo che staccherò un po' prima. per Valchiria e per il suo culto, ragazzi? Vabbè, ma tanto magari Dai, facciamo tante domande a Valchiria. se Fran ci vuole, vengo anche un'altra volta per finire. Ma quando vuoi, Valchiria, Giovedì davvero, quando facciamo prossimo ci quattro sono chiacchiere, assolutamente. Giovedì prossimo ci sono perché adesso, come ho detto, è tutto pieno di feste celtiche, quindi i fine settimana per il Siamo momento sono lì. pieni. Praticamente domenica c'è il Pfeffhahnenkorn a Treviso. Sì, io qui da me non so come, ragazzi, scoop da me si stanno modernizzando, faranno, oddio, mo modernizzando è un parolone se deve vedere che hanno combinato, però faranno alla mostra d'oltremare, se non mi sbaglio, il festival irlandese, il festival celtico, chissà che cosa ci uscirà, però il culto più antico, sì, è vero, Daniele. Valchiria ti chiedeva test, cosa ne pensi di Fenrir? Fenrir è tanto incompreso come tutta la stirpe di Loki. È tanto incompreso perché per colpa di una profezia ci è andato di mezzo lui e tutta la progenia di Loki. Sì, perché anche l'occhio lo trovo una figura, sì. Per carità, complessa, Molto, con più un perché volto, anche, diciamo così, ma anche però che lui. rimane. Allora, lui era semplicemente qualcuno che Ragioni. piaceva divertirsi facendo Poi magari mi scherzi. sbaglio, eh. No, non Certo. ti ho perso un pezzo. Sì, ti abbiamo persa, Franci. Sei veloce così. Oddio mio, perdonatemi, ragazzi. Mi sentite bene? Adesso o Sì. no? Ok, dicevo, Loki secondo me è un personaggio per quanto a mille volti, ma comunque un personaggio incompreso che aveva anche le sue ragioni per agire in un certo modo, ovviamente magari esagerava su certe cose, però Sì, nei suoi scherzi magari, l'ho cioè come trovato tutti gli magari quello un scherzi. po' più, passami il termine, bullizzato. Quale allora, tanti? non è che è bullizzato, O mi perché sbaglio? allora Pier. Loki, e qui così finiamo il discorso, non è fratello di Thor o Thor, che sarebbe la pronuncia originale norrena. Ma è fratello per patto di sangue con Odino. Ok. Praticamente c'è un passo che io consiglio di leggere perché è anche un po' Quindi, divertente. probabilmente è adottato fino a un certo punto. No, allora, non è adottato. Cioè, con le alleanze, praticamente tu poi facevi parte di una, chiamiamola fazione. Perché Loki Ok. è uno Jotun, fa parte della stirpe dei giganti Sì. Jotun. Perché Quindi ricordavo che Odino era Odino che aveva avuto è un Aesir. una relazione. Allora, Ok. Odino è un Aesir che appunto fecero un patto di sangue. Infatti, sempre in Edda in prosa, nella sezione Loka Senna, praticamente Loki ricorda a Odino non ci sarà birra per tutte e due se no non posso persedermi. Cioè, nel senso, praticamente fa capire che se non c'è birra o vino per me, non c'è neanche per te. Certo.
Ma è giusto anche, vorrei dire. Penso che ci siamo bloccati tutti e tre in questo momento. Siamo bloccati, niente, ragazzi, a metà che Sentimi Duarte. mi toccherà staccare allora. Perché se va così. Mi E vedete? Vabbè, andiamo avanti. In Dai, proviamo almeno quale quest'altro città mese. vai in vacanza? Leon De Luma che ha detto che a fine mese va in vacanza nella città delle streghe. Io gli ho Oh, chiesto quale delle tante città. Triora o Sale? Poi ce ne saranno più. Ce ne sono diverse. Benevento? Oh! Bella. Che ce ne sono diverse di città Hai delle streghe. ragione, io perché la mia la do per scontata, scusami. Benevento, amico mio. Guarda, Pierre, una delle tante, Benevento. Forse la più conosciuta. Cioè, Non dovrebbe. Sì, conosce il no, mito di. a livello di pubblicità, Francesca, cioè, Ah. a livello proprio etichettata come la città delle streghe, ma sappiamo Non è la che sola. non Mi è, cioè, tante, è una delle meriterebbe di tante, più, esatto. secondo me. Certo. No, me meriterebbe di più. Assolutamente. È come città delle streghe. E Benevento ormai è pubblicità. Il premio strega. Persino chiedo scusa, io non conoscevo quella, ma va, figurati, Aspetta che Pierce, ma prendo. anche me, appunto, dicevo, sono tante. Benevento è la più conosciuta a livello di pubblicità. L'hanno messo Sì. anche i fratelli, non mi ricordo come si chiamano i fratelli che hanno fatto l'Amaro Strega, però è nato a Benevento l'Amaro Sì, è Strega, nato non per poteva quello, altro sì. che chiamarsi Strega dal momento che arriva da Benevento, ecco perché comunque ha tanta pubblicità a Benevento, ma non è Diciamo l'unica ecco, a città importante. livello strutturale o comunque a livello storico come stregoneria potrebbero valorizzarla di più, cioè puntare di più su questa storia. Certo, Non ma dico come lo fanno Triora, però anche, più o meno Franci, lo fanno. potrebbero valorizzare un po' di più il territorio. Valorizzarla di più, esatto, esattamente. Anche perché quando andremo a Triora c'è una vecchiettina molto interessante da andare a trovare, perché lei è strega, usa le erbe officinali, le raccoglie Sì, la lei, è conosco. meravigliosa. È ancora viva. La conosce, Io ci andai, Devo però. andarla a trovare, Valchiria, per forza. Ancora lì? Mi sembra di sì. Ah, Valchiria, mi Vabbè, sembra che sia diciamo che se ci speciale troviamo quest'anno. Dovrebbe in essere ancora viva, almeno quest'anno, all'inizio dell'anno, quindi spero che sia ancora viva. Speriamo. Se è viva, ci dobbiamo dare una notte. Ho detto, se è viva, Perché è una delle ci ultime chiedono di una dove siamo. È una notte. delle Ecco, la ultime, notte. sì. Sì. Perché probabilmente andrà perso tutte queste cose antiche, perché i giovani non sono più interessati. Ma È scherzi, cioè una il cosa bella curarsi che con poterlo tramandare. Quello sì, passare il se mal di riuscire stomaco, a tramandare. masticare un'erba, un fiore, ma figurati, non Vabbè, io per esiste, il si va mal di talmente. stomaco faccio per esempio una tisana con il rosmarino, l'alloro Certo. e molti quando dicono uso il rosmarino non gli piace, fanno una faccia perché di solito il rosmarino, essendo una spezia più per i salati, non sanno che se tu fai anche proprio una tisana con il solo rosmarino è dolcissimo, non hai neanche bisogno di zuccherarlo. Il Sì. problema è che fa alzare la pressione, quindi non è indicato per chi soffre di pressione. Diciamo che questo è uno dei motivi per cui quando mi chiedono, io dico sempre, raga, studiate, studiate tutto, perché anche un'erba può far bene per una cosa, però se hai delle patologie ti può far male per un'altra. Quindi fare Esatto, io attenzione. salvia, ad esempio, io amo molto la salvia, ne Sì. ho tante, ne ho tantissime. Allora, Pierre dice che lui per le coliche usa l'infuso di cipolla. Esatto, andrebbe Buona, bene anche quello, però a me la buona. cipolla non piace molto.
Basta che dopo non devi baciare nessuno, Pier. Vabbè, diciamo che in quel momento c'è un disturbo, l'ultima cosa che pensi è baciare qualcuno. Sì, le erbe con tempo sono L'erba sì. Beh, significativi, sì, te hai ragione. le medicine di una volta erano fatte con le erbe, adesso poi vabbè con la moderna farmacia le cose Molto sono un po' cambiate. sintetico con oggi con la medicina moderna, molto è sintetico, però prima si andava avanti con le erbe e Esatto. ci si curava praticamente con le erbe qualunque cosa, quindi ci si Francesca, anestetizzava con secondo te se le faccio vedere erbe. Che hai detto? domanda, secondo te posso far vedere, posso farti una domanda? Sì, ti sento malissimo, però sì. Posso? Sì. Okay. Secondo te posso far vedere il mio posso far vedere il mio essiccatoio di piante, di erbe, di fiori? Ecco, Sì, penso che sì, non c'è, non penso che sì. tu abbia impressione. Non ci dovrebbero essere problemi, no? No, non penso, dai, che cavolo. No, ma sono Sì. bellissimo. Bellissimo, mamma mia. Stupendi. Questo è stramonto. Anche Ecco, vedi? per esempio questi Qua ho soffri tutte dei le piedi. mie. O sono Vabbè, poi c'è, preparati. vabbè, il miele. E qua ho un mortaio. No, è questo qua è. Aspetta, che non mi rifissi adesso. Glicine. Poi abbiamo delle margherite. La Oh, bella di notte, da non glicine confondere con la donna, eh? Questa è bella di notte. Abbiamo altre margherite. La passiflora, stramonio. E lo stramonio, tutte le. sbaglio. Sì, Sì, ha detto queste anche. sono foglie di stramonio e a breve raccoglierò anche i semi. E poi ho tutti i miei vasi di petali di rose. Ecco, insomma, questo è il mio essiccatoio, nel senso che sto facendo seccare parecchie piante, Non sarà fiori. come me che io ho comprato l'essiccatore che mi metterò lì a essiccare un po' di robe. Valchiria funziona da Io quando Dio. sono fortunata che le trovo, le metto a essiccare anche io. Da me in città è un po' più difficile trovarle. Ciao In Francesco, grazie, realtà ti dirò, grazie mille. sono curiosa di provare a essiccare la zucchina, a fare tipo le chips di zucchina. Valchiria, Lascio adesso altri argomenti. vai a essiccare d'estate su uno straccio, su della carta, come vuoi tu, in mezza giornata si seccano. E anche si chiama la ricetta poverella, viene fatta in Puglia. Tu fai seccare le zucchine proprio al sole e poi te le salti in padella con uno spicchio d'aglio e un po' di Ragazzi, a me vanno tutte cose a prezzemolo. ditta, Mi fa eh. un po' di allergia l'aglio a me. Niente aglio, solo un po' di prezzemolo, Ma se vuoi, allora se no. penso di essere più intollerante all'aglio, non proprio allergica, perché mi è capitato tanto tempo fa che dei parenti avessero cucinato della carne con probabilmente un sacco di aglio, mi è venuta l'orticaria. Mentre se per esempio mi mangio una pasta al pesto, non mi viene niente, che comunque il pesto dentro c'è dell'aglio. Kevin e Daniela dicono che anche in Sicilia si fanno queste. Da me si fa Certo. pure la salvia, invece non lo sapevo, ho imparato un'altra cosa, la salvia. Invece in Sicilia i miei parenti, che noi abbiamo un sacco di alberi di fichi, facciamo i fichi proprio essiccati al sole. Il problema è che io penso che con tutti i moscerini e mosche che ci vanno su, non sia molto salutare, quindi Non sei unico. non pensare a quelli che compri comunque A non parte che sono ho visto che quelle alle bancarelle che a volte sì. vendono gli alimenti secchi, mi è capitato che ci andassero vespe, api e quant'altro, Non infatti non prendo niente. perché sono comunque buttati lì. Infatti, come dice Daniela, basta mettere un telo sopra. Io Esatto. O anche così una teca tanto. trasparente, metterli in una teca trasparente e prenderli al momento. Tanti Abbiamo come le sistemi, esatto. castagne, per esempio, o essiccate oppure le mettiamo nell'alcol per fare le conserve.
Certo. Devi saperlo fare, io dico la verità non lo so fare, Sì. però mia zia Sì. le faceva Ciao, spezie e duravano un anno buono sicuro. anima. Ciao Ciao. anima sicura, alla Queste prossima. cose, vabbè, per i miei rituali, naturalmente, non li Io sono mangio, però disperso, io. la saga, quindi, sia per cucinare anche per i rituali. E Io sono i di barattolini, accordo. vedi, tanto carini, tanto carucci. Questo Sì, ma cos'è alloro, Franci? O Leandro, Leandro? questo è la rosa, i boccioli di rosa russa, proprio i boccioli. Leandro è quello Leandro famoso. Sì, per forza. No, io ti Non faccio posso vedere farlo cosa ho fatto l'anno passare. scorso, che vabbè, non è niente di che, ma... aspetta che metto la cam. Me li faccio tutti carini, me li scrivo pure perché poi io sono Dori, quindi figurati se mi ritrovo. Questo è quello che ho fatto io. Non vedo Wow. niente. È praticamente olio ai funghi. Che bello! Io so quello al rosmarino. Ne Brava. avevo fatto uno con altre spezie che non era venuto male, però praticamente non riesco più a staffare il tappo. Quindi mi è rimasto qua dall'anno scorso. Ha fatto tipo aria all'interno, secondo me. Eh E sì, quindi perché questo è quello che ho fatto io l'anno scorso. avevo anche, non mi ricordo. Ma ciao Luz 29, ti aspettiamo ancora. Inizia a questa è la trovare salvia che tu di dicevi, la domenica e di giovedì. salvia. Ciao Salvia normale. Sì. Ciao Lux, alla prossima, grazie mille. Alla prossima! Ogni tanto, appena entro in cucina, i gatti arrivano. Che amori che sono, però. Sappiamo, l'olio elaborato dopo un anno va eliminato, certo. Guarda che bel gattone, che bel gatto bianco. Isa. Lei appunto ha il nome di una runa, che è Isa. Sì. La runa del ghiaccio, proprio perché ha gli occhi azzurri. Valchiria, anch'io. Io l'ho detto che prima o poi. Guardalo. L'hai visto? È un orso bianco. È un orso bianco. È un Ma bestione ne di. ho quattro bianchi in casa che a volte mi confondo l'uno con l'altro. Ecco, qua Wow. ad esempio questo è l'orologio. Ecco. E lei Ti giustamente non credo che riesce a non abbia leggerlo. visto all'interno. E mia mamma, toglilo che qua non si legge! Come no? Io lo leggo, poi vabbè, ho qua il Yggdrasil. Bello Poi quell'albero. ho, vabbè, la Dea Freya. Qua Certo. ho Ugin e Munin. Ah, i corvi. Esatto, i corvi di Odino, sì, c'è un po' di riflesso. E non so se c'è ancora il allora, no, l'ho tolto. In questa teca, quel tubo lì, c'ho Odino che devo mettere appena ho posto. E ho comprato anche Fenrir, che anche lì appena praticamente trovo la cornice lo metto. Certo, io ho notato una cosa. Preferisci a Merlino o ai gatti di Valchiria che sono famigli? Il Perdonami. tuo famiglio. Boh, Cioè, cioè, forse sì. parlo. Sì, dimmi, va, parla tu. Io ho un olio di calendula e un olio dell'artiglio del diavolo. Bravo, l'artiglio del diavolo lo uso anch'io. Anche la calendula, comunque. Siamo tutti un po' legati alla natura. Sì. Tutti noi, Noto, cioè, vibriamo sì, tutti quanti. sarebbe impossibile non essere legati alla natura. Cioè, io sono legatissimo ai boschi. Quando faccio i miei Il viaggi, problema è che da me non ce n'è nessuno, cioè devo sbarcare a Napoli per andare in erboristeria. io Non invece ho amo il questo. problema che mi è capitato più di una volta che tenendo fiori e piante in mano mi si appassissero. Certo, io ne ho molte Valchiria perché ho deciso comunque di ho molto terreno,
quindi ho molte piante. Io ti posso dire che quando ho fatto l'acqua di San Giovanni, avevo 17 tipi di fiori diversi e 13 erbe officinali, aromatiche, Sì. chiamiamole come vogliamo. Poi me le ha Quindi fatte ho vedere, io mi sono dovuta tante. aggiungere. Per scelta ho seminato veramente tantissimo, quindi io uscendo di casa ho fiori, piante, ho tantissime cose. Ci ho messo un po' di tempo, però adesso in estate, in primavera, mi sboccia qualcosa di meraviglioso, devo dire. Ci è voluto tempo, però non vado più in erboristeria, ragazzi. Ho tutto qua fuori, Eh beh, sì, fai veramente. bene, perché comunque anche come valore energetico le cose che hai comunque coltivato è diverso da appunto un'erboristeria. Senza togliere nulla all'erboristeria, ci Sì, mancherebbe, sì, sì, sì. prodotto vado anch'io, però sono riuscito ad avere l'erboristeria personale. Dopo tanti anni di sacrifici ho 5.000 metri quadrati di terreno, giardino, e quindi l'ho dedicato a piante, fiori, erbe e quant'altro. Ecco, diciamo questo. Diciamo Ciao che ecco, Gemma. la fortuna che vorrei avere io è quella di vivere in campagna, perché lì è più facile, io purtroppo devo arrangiarmi o con chi me le porta le erbe o con quello che trovo in giro tra fiori, piante, magari anche cose un po' confezionate che io odio prendere, però purtroppo si fa di necessità virtù. Certo, Mi vabbè, è devo stata una arrangiare. scelta vivere in un bosco per scelta, cioè non è che ho Sì, visto, ho detto, scusa la parola, io vado poi... lontano da tutto e da tutti, è stata una scelta e ho guadagnato 10 anni di vita, forse anche 20. Infatti, Merlino, anche io voglio fare così, cioè, prescindere ora da questo mio anno un po' di cambiamenti e di transizione, però il mio sogno è proprio vivere in campagna un po' più isolata, tranquilla, lontana da tutti, soprattutto ragazzi, no condomini, no condomini, sono la bocca dell'inferno i condomini. Dico che posso mettere la musica da discoteca e non rompo le scatole a nessuno. Ecco, quello è il mio Cioè, una volta ho obiettivo. chiamato una mia amica a Capodanno che lei abita veramente lontano da casa mia e mi ha detto: "Ma Giorgio, questa musica che sento forse arriva da casa tua?" Beh, considerando che era le 3 del mattino, il primo dell'anno, ho detto molto probabilmente sì, forse il vento tira dalla Ma tua parte. penso che comunque, essendo Capodanno, si è un po' più flessibili con gli Ma orari. infatti, ma Quindi... spegnere perché stai rallegrando la notte, anche perché era musica comunque soft, di un certo spessore, non era comunque musica rock che ascolto. Però la scelta di vivere in un bosco, secondo me, ragazzi, un po' dipende, c'è chi ama la città, ma persone come noi amano comunque il contatto con la natura, Ah, quindi... sentilo quello, grazie a Dio sono ateo. Grazie. Questo è Ergia che sicuramente Esatto, dice grazie a Dio ma sono... guarda, è qualcosa. Sicuro che sia Ergia. Perché come noi sì, Grazie. vivere in città è un Potrebbe... suicidio. Io vivo più in periferia, però comunque anche come paese è bello grande. Densamente, purtroppo densamente popolato, purtroppo, e quindi per me è come vivere in città, non proprio come il centro, però è un casino ed è vivere il condominio, soprattutto ragazzi, vi massacra tantissimo, quindi ho appena avuto la Fortunatamente possibilità. io come condominio sono abbastanza tranquilla, anzi, cioè, per dirti, io non ho reti di sicurezza e ogni tanto dal mio balcone casca giù qualche gatto. Sì. Ti E allora praticamente la signora di sotto mi chiama. Esatto, devo andare a recuperare qualche gatto, però allora finché io non so chi riesce a mettermi la rete di protezione, perché io l'ho comprata, ma io sono negata, poi sai com'è, sono in un balcone, anche se mettessi una scala, io ho paura che se cado, perché se cado mi faccio veramente male e quindi non so neanche quale professionista chiamare.
per farmi mettere la rete di protezione, perché ho due balconi, uno che non permette ai gatti di andare proprio perché è ancora più pericoloso del balcone dove, anzi, un piccolo terrazzino dove, ok, sotto c'è un giardino, se cadono al massimo non si fanno niente. Meno Comunque male. spero che non si fanno niente. L'altro invece è come se fossi al terzo piano e lì si farebbero male. Anche Madre Terra in zona verde, lo sapevo, ne aveva già parlato anche lei. Io so che lei ha il bosco a 10 minuti, invece di Wolf come me, poveretto, vive in città. Madre Terra, da te i condomini come sono? Da me è l'inferno, sceso in terra. Però un giardino sul balcone lo voglio fare, ma te lo fanno fare? Cioè, ti permettono di avere più piante particolari, cose Ma non c'era dovuto. il boom che potevi, che si fa praticamente il giardino in balcone. Io lo vorrei Sembra fare, ma non posso perché pensate c'è quella giù da me che rompe le. in alcuni condomini a Milano è obbligatorio avere certi metri quadrati di verde, cioè tu compri la casa e sei obbligato a mettere un tot di metri quadrati di verde, è nel Ok, non contratto di andrò mai a affitto. Milano ad abitare, perché, cioè, figurati, con i gatti che ho io praticamente distruggerebbero tutto. Capisci Invece io questa che cosa? potrei farlo, non me lo fanno fare, perché nel momento, cioè, nel senso, posso anche mettere le piante, però c'ho quella giù, che basta che cade, apro e chiudo parentesi, la signora c'ha il giardino che sale su da me, ok? Però stendiamo un velo pietoso. Però se cade una goccia d'acqua che ho annaffiato le piante giù, succede il casino, quindi evito proprio di comprarle e di creare problematiche, perché poi Ma non dopo. puoi, cioè, non puoi parlarne con l'amministratore. No, perché noi abbiamo l'amministratore, ma non, come se non esistesse. Infatti, Quindi. avete un amministratore voi? È una No. figura. Diciamo che per rappresentanza viene, per chi parla il condominio viene a prendersi il condominio e via. Io ho quelli a fianco a me che fino alle 3, alle 4 di mattina hanno la televisione a tutto volume e io mi chiudo dentro, mi chiudo dentro. Sai quante volte abbiamo chiamato l'amministratore per far fare qualcosa? Stanno ancora così, sono anni. Io mi Per sono. questo dico Allora tu il condominio è una accendi figura. alle 6 del mattino, così hanno Non neanche 3 ore di posso. sonno. Perché cioè, io ci avevo pensato a fare questa cosa, a svegliarle alle 6 di mattina. Il problema che va a quel servizio me è che dove ho la stanzetta loro hanno il salone, quindi la camera da letto loro è dall'altra parte proprio, quindi io pure l'accendo non sentirebbero in pratica, quindi romperei le scatole al resto del parco, ma non a loro. Più Non eliminati ho capito. proprio. Sì, Io ho ma tutti vabbè, questi magari. problemi. Posso uscire con una motosega di notte a creare e non do fastidio comunque a nessuno. Il mio Sì, vicino qui ma lo io chiamo. vivo, diciamo, in un condominio abbastanza incivile. E pensa che per gli standard civile, capito che voglio dire? Cioè, magari c'hai il garage giù, il tuo posto macchina, ti trovi fermato il motorino, tu non puoi parcheggiare, devi andare a cercare quello che per l'ennesima volta gli hai detto di non parcheggiare il motorino, te lo parcheggia. Blocca. Ma scusa, Io prendere una chiave e scrivere non si parcheggia qui sulla. lo farei. Io penso che se vivo da sola in questo condominio sarei andata in galera tipo 10 anni fa, probabilmente, perché io l'avrei fatto. Io come sono io, sì. Però per questo dico, ragazzi, il condominio è assurdo, cioè veramente ti impazzisci. Ci vai a vivere anche, comprati casa anche te lontano da tutto e da tutti, vacci a Sì. vivere. Sì, assolutamente. Vivo in campagna, appunto, stop. Appena c'ho la possibilità, l'anno prossimo, via. Ma secondo te non sono già sfregiati? Ergia! Ho capito, era quello che dicevo io. Ma Ergia. insomma, ne so qualcosa, ci vivo in condominio, povero Paolo, non ti invidio. Vabbè, si ritrova con un altro disegnetto sopra. Certo, io gli scriverei sulla macchina. No, perché è il Tipo, motorino, è il motorino.
Allora, io per esempio sono andata da quello che c'ha la televisione così e avrei passato tutta la notte con il dito schiacciato Sul sul citofono. citofono. Sì, grande, sarebbe Avrei fantastico. visto la porcina, capito? Così sarebbe stato costretto a scendere per forza e lì poi hai voglia di discussione su discussione. Io ho buttato la ciabatta una volta perché tanto il balcone suo è vicino, quindi gli ho buttato la ciabatta, però non è uscito comunque, quindi l'unica soluzione era quella. Il problema è che mi frenano dal fare queste cose, io la farei tranquillamente. Tanti anni fa, molti anni fa, quando vivevo con mia madre e mio padre, c'erano uno del secondo piano sotto di noi che aveva sempre la musica altissima fino alle 2 del mattino. Io sono sceso, ho preso uno stuzzicadenti, gliel'ho infilato nel citofono e ho bloccato il citofono. E Quello che volevo poi... fare io è quello che volevo fare io, poi mi ci hanno fermato. Globi, solitamente parliamo di esoterismo, paganismo, eccetera. È una live 4 chiacchiere, quindi parliamo un po' di tutto in genere questa sera, eh. Ci È siamo quello persi. che volevo fare io, Merlino. Cioè, Dimmi. io volevo metterci una cosa bloccata dentro così che suonava a oltranza, e mi hanno firmato, non me l'hanno voluto far fare. Ma una cosa più soft, se riesci a creare un qualche liquido puzzolente da mettergli davanti alla porta? Certo. Dici tu, eppure si potrebbe fare una cosa che gli rimane un bel po'. Giornale lì gliela lasci davanti alla porta, Io come quello si che usava. aprisse la finestra nell'angolazione che dico io, se l'aprisse nell'angolazione che dico io, ma io gliela colpirei con un San Pietrino senza problemi, quella maledetta televisione. Però non lo fa e quindi io non posso. Ho detto, sul tappetino dell'entrata ci butti qualche liquido puzzolente. Però pure mi hai dato un'idea. Pure mi hai dato un'idea a questo punto, cioè, sti cavoli. Pure mi Anche devo perché lì questa. non è che, cioè, dov'è l'inflazione? Perché uno dice, ma disturbi. Dov'è l'inflazione? È una cosa puzzolente che magari non ti rimane. Se non dite niente a lui che praticamente disturba la quiete pubblica, che cavolo vuoi dire a me che disturbo la quiete di un solo cristiano? Capito? E che Tranquillo. mi rompe. Io non ho nemmeno né il citofono né il campanello. Chi riesce ad arrivare a casa mia, perché ci deve arrivare, mi chiama. No, No, guardiano, ma qualcuno! toglimi la curiosità, dov'è che stai? Io abito al centro di un bosco, Sì. ok? Però per arrivarci devi attraversare una strada privata, dove in fondo c'è un cancello. Ok. L'unico modo è passare sotto al cancello Sì, ma e poi arrivare. sai quanti boschi che ci sono qua in Italia? Almeno dammi la regione. Io abito, hai ragione, scusami, io abito in provincia di Milano, comunque, Ah, nel ok. sud milanese, nel È sud. Terum. E È un ho Terum. poco Sì. di questo paese, siamo in due, io e il mio vicino, il mio lontano, e abbiamo preso casa in quest'unico bosco di questo piccolo paese. Sono due case molto invidiate, però siamo stati più fortunati di altre, cosa ti devo dire? Forse ho chiesto all'universo di realizzare il mio sogno e così ho fatto. Perché è vero che sono in un bosco, ma una volta che arrivo sulla mia, fuori dalla strada privata, fuori dal bosco, io ho 3 ristoranti, il panettiere, la posta e tutto quello che mi serve. Però sono lontano dalla civiltà, comunque sono lontano dalla civiltà. Io non sento Come rumori, non sento niente. Cioè, sono capisci? poveretto il Quindi corriere, dice Paolo. Ragione. Poveretto il corriere. una volta solo ho provato a far arrivare un pacco, ho lasciato stare. Li faccio arrivare in un negozio vicino a casa mia e li ritiro lì. Amazon o quant'altro, li ritiro lì per forza. Non ho scelta. Ma perché si perdono? Che succede? Cioè... Non possono arrivare, non c'è modo. Io sono sconosciuto per la città, non esisto. E nonostante c'è una casella postale, ma anche se arriva dove li mettono, li lanciano dal di là delle piante, no, non si può. E quindi io per forza in un negozio. L'unica cosa che mi arriva è la posta di tanto in tanto, qualche multa da pagare, ecco. Niente di. Ma questo è bello. Ma scusa, non hai detto che eri sconosciuto? Come mai ti arrivano le Per lo Stato no. Quindi nella cartella postale quelle ci sono, per il resto è raggiungibile la casa, però
meravigliosa, tutto veramente lì, ti mangi. Svizzera, qualsiasi paesino, almeno un busso ogni ora, il postino arriva ovunque. E ma là è la Svizzera, qua è l'Italia. Qua, per Qua, no, esempio, se ecco, già a me con devono 5 centimetri di neve non ti vengono a lavorare. aprire il portone, rugnano, non dà Io fastidio. ricordo l'unico. Una volta che ha fatto davvero, raga, non sto scherzando, 5 centimetri di neve, cioè si è sporcato di neve a terra, da me non sono andate a lavorare perché c'era la neve, cioè vi rendete Io mi conto? ricordo solamente che c'era una persona che abitava a Lunigo che mi ha detto: "Ah, ho trovato lavoro, che lavoro fai?" Praticamente monto i Lego. Quanto prendi? 2000 euro. Cazzo, vengo io a lavorare. Ma che figlio non è questi lavori? 2000 euro per montare e smontare i Lego per vedere se ci sono tutti i Io vado pezzi. a fare la panda sitter, ma quasi quasi, che non so in Cina quanto ti danno per badare ai panda. No, quello no, Rispondo non lo farei. adesso, mi vedi che sto bene, che ho raggiunto, vabbè, anche la quinta dimensione, tante cose, però ci ho messo tanti anni di sacrifici, non è stata una vita regalata così. Adesso sto bene, a questa età sto veramente bene, non mi manca niente, sono sereno, la mia casa, guarda, poi fuori ho tutto, perché io ho anche un fiume che mi passa vicino, acqua, terra, fuoco, aria, ho tutti gli elementi e poi ci sono io. Quindi il pentacolo mi rispecchia tantissimo, però ci sono voluti tanti anni di sacrifici, veramente tanti anni di sacrifici, di lotte, di guerre anche con la famiglia. Poi ho viaggiato molto, ho voluto conoscere tutte le culture italiane, anche quelle estere. Io viaggio a piedi, che sono un camminatore, quindi ho attraversato l'Italia a piedi, ho parlato con uomini che mi hanno insegnato, bambini che mi hanno insegnato, chi ho insegnato a bambini. Davvero, è stata una vita lunga, non che ho 100 anni, Infatti però te lo sto adesso. dicendo, parli come se avessi 100 anni e domani dovresti lasciare sta vita. Però ne ho tanti, Valchiria, non sembra, Anche ma ne ho. io non sembra, ma ne ho tanti. Io penso di essere il più anziano in tutta la live. Ma no, non Merlino. riesci, no, ma stai Una zitto. professione, sì. Io lavoro per un'azienda che si occupa di grandi aziende. Noi lavoriamo con Maserati, Ferrari, tutto il gruppo Fiat comprende tutte le case automobilistiche e lavoriamo per le grandi banche, quindi Intesa San Paolo, Credem Bank, e molte banche italiane. Quindi, ecco, questo è il lavoro che faccio. Mi occupo di grandi aziende. Non Ragazzi, sono, io non lo non voglio pensate, dire, ma il mio che internet sta cedendo lavoro definitivamente. in ufficio, non sono davanti a un computer, faccio cose pratiche, manuali, e il mio lavoro mi piace molto. Ah, comunque non sei il più Stancante. vecchio, ma comunque vecchio una cippola. Comunque non sei il più vecchio, ragazzi. La figura Farmacon può avere una figura sia buona che cattiva o solo cattiva, dipende da come la Terra, sono vedi. più grande di te, madre terra, sono più grande Ma stai zitto, ma fai il bravo. Comunque no, perché comunque Farmacon il greco era sia veleno che medicina, quindi già questo ti fa capire che in base a come lo usi. te. Sia un bene o un Scherzo. male, no? Come rituali. Te lo Ragazzi, dico non in mi dite privato. niente, io però devo assolutamente staccare la live, perché no, ma perché vedo che sta proprio morendo, morendo. Quindi mi conviene staccare finché Si può dura. dire, terra, o possiamo, non si può dire quanti anni ho, è un segreto Capito? professionale. Ne avrà 38. Ragazzi, allora io scappo, non mi dite niente. Ci vediamo se Va tutto va bene. bene e internet consente domenica. Quindi vi do un bacio forte, forte, forte. Grazie per la Live. compagnia, grazie a Valchiria tantissimo per Grazie a voi. essere stata con noi. E grazie a Merlino. Valchiria, quando vuoi, anche giovedì prossimo, quando Giovedì, vuoi, sì, giovedì a ci sono. disposizione. Ok, ciao ragazzi. Ciao a Grazie. tutti, grazie per le rose. Ciao Ciao, ciao a Wolf, tutti. ti vuoi, ciao.